Bentornati a Spazio Imprese, il settimanale di informazione economica di Sud TV che si occupa di fisco, lavoro ed impresa. Saluto come sempre i miei ospiti, Pietro Vivone, presidente nazionale di Fedapi, Ben ritrovati. e Antonio Procida, responsabile del centro studi di Fedapi. Salve a tutti. Oggi come primo argomento parliamo di sicurezza sul lavoro, cose da fare, cose da non fare, adempimenti, facciamo un po' il punto della situazione e cerchiamo di chiarire quelle che sono le prescrizioni per le imprese. Innanzitutto è importante ricordare come la sicurezza sul lavoro sia una norma che interessa essenzialmente tutte quelle aziende che hanno dei dipendenti. Quindi nel momento in cui si assume un dipendente c'è l'obbligo di adeguarsi in materia di sicurezza sul lavoro. Molti ricordano ancora oppure fanno riferimento quando si parla di sicurezza sul lavoro alla 626. In realtà la normativa poi è cambiata, doveva arrivare un testo unico che non c'è ancora ad oggi, non abbiamo, però con il decreto legislativo 8108 si è poi arrivato quantomeno ad una norma unica, coordinata, che negli anni viene sempre rimodulata, intensificata, integrata, con le novità, che con le conferenze Stato-Regioni si vanno poi ad approfondire aspetti cruciali relativi alla sicurezza sul lavoro. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, non bisogna guardare questo aspetto, a mio avviso, e diciamo avviso anche di quello che è l'attenzione che rivolgono i sindacati, sia dei rappresentanti dei lavoratori che dei rappresentanti dei datori di lavoro, ad un aspetto meramente formale, adempimento, burocratico, quindi cose da fare, ma in realtà all'opportunità che la formazione e l'addestramento danno di ridurre non solo le morti sui luoghi di lavoro, ma soprattutto gli incidenti. Devo dire che l'INAIL registra negli anni una riduzione costante, anche se lenta, sia degli uni che degli altri, sia degli incidenti sul luogo di lavoro, sia delle morti. Quindi questo è sintomo che un'attenzione elevata è necessaria ed indispensabile per far sì che l'attenzione appunto rimanga alta, la formazione venga effettuata, l'addestramento venga effettuato, i lavoratori siano consapevoli dei rischi, perché se si è consapevoli del rischio a cui si va incontro, sicuramente è più facile evitarlo. Detto questo, vorrei rapidamente dire quelle che sono le cose essenziali da fare. Chi assume una persona ha l'obbligo appunto di fare formazione e individuare essenzialmente quattro figure: RSPP, formazione per il primo soccorso, formazione antincendio, ed RLS, rappresentante dei lavoratori in materia di sicurezza. Effettuata questa formazione, qualora ci sono più dipendenti, questi vanno formati per quanto riguarda la formazione generale specifica. Mentre invece poi va Ecco, abbiamo qui nominato. il vademecum per la gestione della sicurezza. Perfetto, va nominato un medico competente che effettua le visite mediche necessarie e che insieme all'RLS e all'RSPP va a redigere il DVR, il documento valutazione rischi. Un documento che tra l'altro la messa su carta di quelli che sono i rischi dell'azienda, ma anche le modalità per migliorare, per ridurre questi rischi, perché il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'imprenditore, soprattutto in settori dove il rischio è particolarmente elevato, pensiamo all'edilizia o anche attività metalmeccaniche, l'obiettivo è quello di puntare ad un miglioramento costante, ridurre quelle che sono le problematiche all'interno dell'impresa, ma soprattutto fare in modo che il lavoratore si senta protetto e quindi utilizza i DP che la normativa prescrive, quindi se è necessario utilizzare scarpe antinfortunistiche piuttosto che protezione per gli occhi, protezione per l'udito, non bisogna imporre l'utilizzo di questi DP, ma è necessario far capire l'utilità al lavoratore, perché in questo modo e solo in questo modo il lavoratore opera in modo consapevole e quindi appunto vengono ridotti quelli che sono gli incidenti. Leggevo anche dei piani di emergenza che sono altrettanto importanti. Certo, in fase di redazione del DVR sono degli aspetti da seguire in base anche alla tipologia di azienda. Quindi nel momento in cui ad esempio ho delle lavoratrici di sesso femminile, devo valutare anche il pericolo che può sorgere nel momento in cui una di queste persone sia in attesa in gravidanza e magari sia a contatto, perché magari non lo so ancora, sono in una fase nei primi mesi, non ne sono a conoscenza, ho a contatto con agenti chimici o fisici particolari. Oppure per molte aziende è necessario andare a predisporre appunto il piano per le emergenze. In sovrimpressione troviamo anche
diciamo, degli estintori. Anche in questo caso, nel piano per le emergenze, va inserito anche il piano appunto per andare ad. In caso di incendi è importante capire che bisogna inserire un estintore diverso che può essere a polvere, a schiuma, a seconda della tipologia di incendio che può essere sviluppato, si possono utilizzare gli idranti, quindi la normativa è vasta, affidarsi a dei professionisti è essenziale, anche se parte della formazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Noi come sindacati datoriali abbiamo la possibilità, ope legis, di erogare formazione in materia appunto di 8108 e gli enti bilaterali attraverso gli organismi paritetici sono diciamo, il soggetto che deve sovrintendere ai piani formativi. Devo dire che io come direttore di ente bilaterale ormai da un po' di anni affrontiamo questo tema con particolare attenzione. Perché appunto cerchiamo di far sì che le imprese siano sensibilizzate, appunto facciano formazione non tanto per farla, ma perché la formazione aiuta appunto ad aiutare i propri dipendenti. Ecco, proprio questo volevo chiedere ad Antonio Procida. È passato il messaggio che il tema della sicurezza non è un tema secondario? Sì, non a caso oggi parliamo di due argomenti particolari, quindi sicurezza sul lavoro, dopo parleremo un po' della privacy, quindi del GDPR. In effetti sono argomenti che molto spesso vengono viste dalle imprese come nuovi adempimenti a carico della stessa impresa e quindi nuovi costi da sostenere. In realtà parliamo di argomenti importanti perché, ecco, ritornando alla tua domanda, finché non ci sono particolari problematiche e quindi non si vanno a verificare degli incidenti sul lavoro, addirittura purtroppo, ahimè, delle morti sul lavoro, allora è ovvio che questo argomento passa in secondo piano. Ecco, il problema viene a galla quando effettivamente poi si va a verificare un incidente sul lavoro e è lì che si capisce l'importanza di andare ad applicare tutte quelle misure che sono idonee e necessarie per appunto andare a anticipare un eventuale Come capita infortunio spesso in Italia si gestisce l'emergenza e non l'ordinario. quando è troppo tardi. Infatti in realtà quando succede, ecco, lì si vanno a sostenere dei costi che in realtà sono lì davvero molto molto più alti rispetto a quelli invece che fatto in una giusta proporzione nel momento giusto e al momento giusto, ecco, sono sicuramente molto più abbordabili. Quindi l'andamento è quello, lo dicevamo prima, si sta verificando una diminuzione degli infortuni e delle morti. Penso che ancora qualcosa deve essere fatto perché sono argomenti davvero molto importanti, anche perché qua parliamo di salute e parliamo della vita delle persone. Anche Quindi. perché si è ancora in attesa del testo unico, se ho capito Sì, bene. in realtà ormai siamo in attesa da 10 anni. Il testo unico sarebbe, a mio avviso, fondamentale perché tende a racchiudere appunto in un unico testo la normativa di riferimento. C'è da dire che poi il legislatore, andando a modificare il decreto legislativo 8108 negli anni, ha dato una parvenza comunque di testo unico e di normativa da tenere presente quando si parla di sicurezza. Volevo aggiungere una cosa, negli anni gli enti sono sempre più attenti alla formazione e a tutto ciò che riguarda riduzione, o meglio l'aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi la riduzione dei pericoli. L'INAIL, ad esempio, premia quelle aziende che formano i propri dipendenti. Ogni anno con uno strumento chiamato OT24 c'è la possibilità di ridurre il premio INAIL, cioè io vado a pagare di meno, pago meno INAIL se dimostro che la mia impresa è sicura. Quindi questo strumento, questo meccanismo di premialità che garantisce diciamo, un pagamento inferiore a chi sta attento alla salute dei propri dipendenti è sicuramente un meccanismo importante che poi da indagine INAIL si è capito che premia perché poi quelle aziende che pagano di meno perché sono, diciamo, si adeguano alla normativa nella realtà poi hanno anche meno incidenti. Però a fronte di premi ci sono anche delle sanzioni. Certo, e le sanzioni devo dire che sono quel tasto dolente che troppo spesso tende a convincere l'impresa ad effettuare quegli adempimenti necessari, sia in materia di formazione che di addestramento, di redazione di VR e così via. Le sanzioni sono sia di tipo amministrativo che di tipo penale. E devo dire che però sempre negli anni passati l'impresa era spaventata dalle sanzioni, soprattutto quelle di natura penale, e tendeva appunto ad adeguarsi alla normativa. Oggi invece non ci si adegua soltanto perché si ha paura, ma appunto perché si è capito che è un atto importante nei confronti della società in genere e dei dipendenti in particolare, soprattutto nel nostro sud dove le imprese sono a carattere familiare. Troppo spesso mi ritrovo a lavorare con dipendenti che magari possono essere parenti o persone comunque in ogni caso che essendo diventano di famiglia e proprio in questo caso è indispensabile a mio avviso fare il possibile perché non ci siano tragedie ma anche perché non ci siano piccole situazioni che possono comportare un incidente sul lavoro.
Passiamo al tema privacy. Prima Antonio Procida l'ha anticipato, c'è una nuova normativa europea sulla privacy e anche in quel caso sono coinvolte le imprese e poi ovviamente di conseguenza i lavoratori. Certo, i dipendenti. In realtà, ecco, ritorniamo alla tua domanda. In effetti è già un anno che è entrato in vigore il nuovo GDPR e in realtà noi ci accorgiamo, in linea con quello che abbiamo detto, che molte imprese sono in alto mare. In alto mare non tanto, per le misure appunto da mettere in pratica, ma proprio sull'argomento stesso, quindi c'è una carenza anche di informazione. Quindi non, ripeto, non tanto sulle procedure da applicare, soprattutto come applicare e mantenerle quelle procedure nel tempo. Diciamo, è un anno che è passato dall'entrata in vigore del GDPR, che è appunto un regolamento europeo che va in qualche maniera a sostituire la vecchia legge sulla privacy, e in poche parole, proprio per essere più semplici possibili, non è altro che un regolamento che va a dettare le linee guida principali per appunto proteggere e trattare i dati sensibili. Quindi la prima novità, ma comunque concetto importante da chiarire, è che quando parliamo appunto di trattamento dati, è vero che è un obbligo che ricade sulle aziende e di conseguenza anche sui lavoratori e dipendenti, questo poi lo vedremo, ma perché si deve proteggere un dato che è correlato alla persona fisica, quindi non alla persona giuridica. Quindi questa è una prima importante novità da sottolineare. Ripeto, quando si verifica l'introduzione di una nuova normativa, noi vediamo sempre una discordanza tra imprese, quindi non c'è mai un equilibrio. Abbiamo le imprese che si fanno prendere, tra virgolette, dall'ansia da prestazione, quindi che vogliono in qualche maniera subito adempiere al nuovo adempimento, scusate il gioco di parole, ma ci sono appunto quelle che in qualche maniera tralasciano perché forse pensano che sia troppo complicato, c'è una pigrizia anche da un punto di vista diciamo, di formazione, ma in realtà non è che si discosta molto questo GDPR dalla vecchia legge sulla privacy. Diciamo che ci sono delle novità, ci sono delle differenze. Diciamo che la vecchia legge sulla privacy era una vecchia legge che è stata ed è entrata in vigore soprattutto quando internet ancora non era così diffuso, quindi c'era forse una carenza di normativa su quella che era un dato C'era digitale. bisogno di un Esatto, aggiornamento. c'era bisogno di un aggiornamento e in questo caso a livello europeo poi è arrivato con il GDPR. Diciamo che le due importanti novità e quindi differenze rispetto alla vecchia legge sulla privacy sta sul fatto che il nuovo GDPR non parla più di misure minime, quindi poi lo vedremo dopo, ma di misure adeguate, quindi c'è un nuovo concetto, e viene introdotto il cosiddetto principio di responsabilizzazione, quindi con l'introduzione di un nuovo soggetto rispetto alla vecchia legge che è il DPO. Ma anche questa nuova funzione la vediamo successivamente. Quindi queste sono le principali novità. Sulle misure minime, in realtà, sebbene appunto si parla di misure adeguate, è normale e ovvio che il nuovo regolamento, proprio per andare a rispettare quelli che sono i principi del regolamento appunto europeo, va a sottolineare quelle che sono, secondo appunto tale regolamento, le misure minime, appunto, scusate anche in questo caso, diciamo, sembra strano, ma in realtà sono delle misure minime da adottare per rispettare appunto tali principi e quindi andare a proteggere tali dati. Diciamo che io le ho segnate perché sono tante. Ricordiamo un attimo le più importanti. Sicuramente quello di fare una valutazione iniziale, diciamo, legale, informatica di quella poi l'assetto, diciamo, aziendale. Istituire quello che è il cosiddetto registro del trattamento. Il registro dei trattamenti non è un registro obbligatorio. Infatti non è obbligatorio per quelle imprese che hanno dipendenti al di sotto delle 250 unità, ma viene caldamente consigliato perché davvero, diciamo, è utile per andare in qualche maniera a proteggere i dati che vengono appunto trattati, andare a individuare quelle che sono le funzioni e i compiti all'interno della nostra azienda, quindi per capire anche quello che, come i dati vengono trattati e come all'interno dell'azienda vengono appunto trattati, andare a raccogliere una serie di documentazione, quindi informative, consensi, nomine all'interno dell'azienda e poi fare un controllo periodico appunto dei dati attraverso appunto diciamo, degli audit periodici e di controllo. Ma in realtà queste sono le misure tra virgolette minime da adottare, ma la normativa, proprio per la ratio dello stesso regolamento, dice di andare ad applicare tutte quelle misure che si ritengono necessarie per andare appunto a proteggere tali dati. La seconda novità, come abbiamo visto prima, è appunto l'introduzione di questo principio di responsabilizzazione, cioè quindi viene introdotta la nuova funzione, la nuova figura del DPO. Fino alla vecchia legge della privacy c'era soltanto il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e l'interessato, cioè quindi il proprietario, tra virgolette, diciamo, la persona appunto proprietaria, tra virgolette, del dato stesso. Viene invece introdotto questo DPO che può essere anche esterno all'azienda perché è una funzione di spiccate capacità tecniche, giuridiche e informatiche. Quindi può essere un soggetto esterno all'azienda, quindi con tali capacità,
che sostanzialmente funge da responsabile della protezione, che non deve essere confuso con il responsabile del trattamento, che è un'altra cosa. In questo caso lui è responsabile della protezione dei dati e svolge delle funzioni importanti, diciamo che collabora con il titolare del trattamento facendo anche formazione, quindi sia al titolare ma anche ai dipendenti, anche in questo caso i dipendenti dell'azienda entrano in quella che è la normativa sul, diciamo, sul trattamento dei dati. Quindi ha una funzione, diciamo, di formazione, quindi va a istruire quali sono le misure appunto da adottare, funge da diciamo, interfaccia con l'autorità di controllo, quindi con il garante della privacy, e poi di conseguenza è il punto di contatto con lo stesso garante in caso in cui si verifica purtroppo un problema legato al trattamento dei dati. La domanda, ci sono dei dati sulle aziende che hanno già attuato la normativa o è presto per averli? In realtà diciamo che, ritornando alla figura del DPO appunto, non è obbligatorio per tutte le aziende, diciamo che è obbligatorio per le aziende pubbliche, quindi da questo punto di vista possiamo dire che le aziende pubbliche si sono adeguate da questo punto di vista per quanto riguarda la normativa, poi bisognerebbe vedere effettivamente nella sostanza e nella pratica quali sono state e quali sono le misure che adottano per proteggere appunto tali dati. Non è obbligatorio invece per alcune aziende private, quindi dipende dal tipo di dato che viene in qualche maniera trattato e dalla scala appunto di utilizzo del dato stesso. Quindi non possiamo appunto stimare, ma di sicuro possiamo dire che per quella che è la nostra esperienza, per i convegni appunto effettuati, tra vari webinar eccetera, vediamo che effettivamente molte aziende ancora sono indietro da questo punto di vista. Ma ritorniamo un po' a quello che dicevamo prima, è un argomento importante perché trattare i dati in un certo modo è fondamentale. Oggi essere sotto rischio di hacker informati è quasi all'ordine del giorno, e purtroppo questo porterà, nel caso in cui, perché non esiste un sistema informatico perfetto, è ovvio, ma quello che esiste è quello di andare a attuare dei piani di emergenza nel caso in cui poi si può effettivamente verificare un attacco informatico. Pietro Vivone, una normativa del genere è realmente utile, protegge realmente i dati o siamo sempre a metà del guado? Devo dire che si parla spesso di privacy e probabilmente in alcuni casi si esagera, nel senso che gli adempimenti sono tanti, ma soprattutto poi ci andiamo a vedere che le imprese pubbliche sono sempre obbligate e non lo rispettano realmente. C'è stato il caso del sito dei 5 Stelle che è stato sanzionato proprio per questa motivazione. Siamo fuori dalla campagna elettorale, lo possiamo dire. No, ma in realtà è un caso emblematico, capire come in alcuni casi alcune cose anche importanti vengono, tra virgolette, certo, poi prese sotto gamba. Certo. L'imprenditore però non può anche essere... Anche a fronte della buona fede magari di chi inserisce i dati, ovviamente. Certo, e l'imprenditore però non può essere preso impreparato perché le sanzioni sono, soprattutto di carattere amministrativo, sono rilevanti e sono importanti. Quando però vorrei sottolineare, quando si parla di trattamento di dati sensibili, non sono soltanto quei dati, si pensa sempre all'aspetto sanitario, ma in realtà non sono soltanto quei dati, quindi non sono soltanto questa tipologia di imprese, ma anche dati che riguardano tutti quelli che sono le caratteristiche di ogni persona. La stessa palestra che tratta i dati dei suoi clienti è opportuno appunto che applichi nel modo migliore un meccanismo che vada a proteggere questi dati, perché anche, diciamo, anche questi aspetti sono fondamentali, quindi è sicuramente utile non tanto e solo per l'impresa ma soprattutto per i clienti di quell'impresa. Quindi spesso ci ritroviamo con quelle imprese che trattano i dati a norma, che sui loro siti, sulle loro piattaforme tendono a dire che i nostri dati vengono trattati secondo le norme del GDPR, che dovrebbe essere una cosa scontata e spesso non lo è. Mi viene in mente la storia di persone che sono state, anche sottoscritto, chiamate da call center perché avevano inserito i dati su un registro, magari per un'altra cosa. Quindi ecco, è un campo molto ampio. Devo dire che la normativa sotto questi aspetti è chiara, poi non viene rispettata. Esatto, è quello il problema. Le chiamate, tra virgolette, vediamo spesso come che partono da numerazioni VoIP, che non sono rintracciabili, quindi diciamo che poi la polizia postale ha il suo lavoro da fare. Però rientra anche questo nella tematica della privacy. Certo. Domanda, il costo del bonifico, parliamo dei pagamenti tracciati, argomento che abbiamo affrontato nelle scorse settimane. Il costo del bonifico che il datore effettua a favore del dipendente, chi lo deve pagare? Questa è una domanda
Ovviamente a carico dell'azienda, non so, forse la domanda è abbastanza sarcastica. C'è un obbligo di tracciabilità di pagare relativamente. È normale che il costo del bonifico è un costo aziendale. Purtroppo la norma obbliga, purtroppo per fortuna, a seconda anche rispetto a quello che abbiamo detto la volta scorsa, obbliga al pagamento tracciato. È ovvio e normale che dal momento in cui effettua un bonifico, da quello che è un conto aziendale, il costo del bonifico è a carico dell'azienda. Quindi non possiamo far ricadere il costo sul dipendente rispettando quella che è poi una normativa nazionale. Quindi penso che sia più sarcastica che altro la domanda. Aggiungere qualcosa? Devo dire che questo è il discorso, dicevamo prima, che si fa la norma e poi purtroppo c'è qualcuno che deve pagare. E nel 99% dei casi chi paga è l'impresa. Se questo però serve per garantire una tracciabilità, si parla spesso, la volta scorsa mi hanno questa operazione Frozen, quindi di false assunzioni, quindi di evitare che vengano effettuate cose appunto che poi vanno a ledere e costano all'intera comunità, forse è meglio pagare quell'euro per il bonifico fatto, spero, online, telematicamente, perché il passaggio è proprio questo, il costo diventa importante per quelle imprese che ancora oggi si recano allo sportello a fare, diciamo, un bonifico e poi arrivare a costare 3, 4, 5 euro. Chi fa un bonifico in modalità telematica spesso o non lo paga proprio perché il costo è zero, esatto, o lo paga... O lo paga magari nell'ordine dell'euro. Immagino che per l'impresa il costo non sia molto spesso. E diciamo, no, in realtà sono imprese che ancora oggi vanno allo sportello. Quindi anche una digitalizzazione è importante, perché io non mi stancherò mai di dirlo, digitalizzare significa anche ottimizzare quelle che sono le risorse aziendali, significa anche spendere di meno per fare di più e più velocemente. Quindi andare in questa direzione, a mio avviso, è fondamentale per garantirsi poi un mantenimento sul mercato. Inviateci sempre le vostre domande al numero WhatsApp, sul gruppo Facebook, ci sono tanti canali per inviarci le domande sui temi che abbiamo trattato in questa puntata e nelle puntate precedenti. Saluto i miei ospiti, Pietro Vivone, presidente nazionale di FEDAPI. Alla prossima. Ed Antonio Procida, responsabile del centro studi di FEDAPI. Arrivederci a tutti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Impresa.